Ok, oggi creeremo un gioco dell'oca in pochissimo tempo. Per prima cosa creiamo un quadrato o rettangolo che sarà la prima cella, la prima casella del gioco. Cambiamo colore, contorno, eccetera. Poi scriviamo un numero all'interno della cella. Questo per avere un segnaposto per tutte le celle che faremo da ora in avanti. Infatti, adesso con Ctrl, Shift e trascinamento io creerò più caselle a partire dalla prima casella. Ctrl serve per copiare, Shift serve per spostarci solo in orizzontale. Adesso creerò delle caselle speciali, quindi caselle che hanno all'interno delle immagini che permettono di fare delle azioni. Questa è la casella per tirare due volte il dado. Ora faremo una casella di stop. Le creo a parte perché ci serviranno più volte nel corso della creazione del tabellone, per cui meglio lasciarle fuori. Sempre con Ctrl Shift e trascinamento posso creare le serie orizzontali e verticali di celle. Questo mi permetterà di avere delle serie consecutive che posso selezionare per intero e copiare. Ad esempio faccio un elemento orizzontale lungo, copiando per due volte la serie di quattro caselle orizzontali. Ed ecco creato in pochissimo tempo lo scenario un po' AS. Adesso vado a eliminare le caselle normali che voglio sostituire con caselle speciali. E faccio esattamente quello che ho fatto prima. Ctrl Shift e vado a sostituire le caselle che avevo eliminato prima. Stessa cosa per la casella di stop. E poi vado a mettere una freccia nella prima casella. Adesso non resta che cambiare soltanto i numeri delle caselle. Praticamente in 3 minuti e mezzo abbiamo creato la base del nostro gioco dell'oca che poi potremmo riutilizzare anche per altri scenari. Basterà poi spostare un po' le immagini delle caselle speciali o magari far risalire prima le caselle o fare una sequenza orizzontale più lunga. Insomma, cose che con un lavoro di taglia e incolla possono essere fatte molto molto facilmente. E adesso che abbiamo messo tutti i numeri possiamo fare i ritocchi finali. Io ho preso da Pixabay, che è un motore di ricerca con immagini rilasciate gratuitamente, delle immagini a tema deserto, per cui ho preso il cammello, poi delle palme, le piramidi, gli scorpioni, eccetera, e vado semplicemente a ridimensionare e a mettere all'interno dello scenario gli elementi. Ovviamente si possono trovare anche gli stessi elementi o elementi simili in bianco e nero, in modo magari da risparmiare sulla cartuccia e colorarli noi o farli colorare addirittura ai bambini che si divertono anche a contribuire allo scenario.
una fila di palme. Un sole caldo. Adesso posso creare due rettangoli e portarli indietro e colorarli del colore della sabbia e del colore del cielo. Tolgo il contorno, poi copio lo stesso rettangolo, lo faccio un po' più piccolo e con quello faccio il cielo. Aggiungiamo un paio di scorpioni. Ed ecco qua, in meno di 7 minuti, il nostro scenario è già pronto per essere utilizzato. Ultimissima cosa che si può fare è quella di selezionare, tenendo premuto CTRL, più caselle e per colorarle con lo stesso colore. In questo modo possiamo associare ad ogni colore un'attività, per cui quando il bambino finisce sulla casella, ad esempio rossa, fa un tipo di esercizio, se finisce sulla casella gialla un altro, eccetera. Poi basterà cambiare semplicemente l'associazione tra il colore e il tipo di esercizio e potremo riutilizzare questa stessa tabella, questo stesso scenario anche per altre attività. Bene, per questo tutorial è tutto. Alla prossima.